L'impresa è ardua, ma crederci oggi è d'obbligo. Questo giorno, questa domenica, completerà il quadro delle 24 qualificate ai campionati europei 2020 di Norvegia, Svezia e Austria. Questa è Ungheria, Italia, ultima sfida del gruppo 7, ultimo appuntamento per gli azzurri. Immagini in diretta da Kecskemét, amiche e amici della pallamano, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un buon pomeriggio e bentrovati a tre giorni dunque dalla prestazione volenterosa, coraggiosa contro la Russia offerta dai ragazzi di Riccardo Trillini, culminata però con una sconfitta casalinga al Palayamamai 30-23. L'Italia torna in campo questa sera e lo fa in casa di un'altra corazzata, l'Ungheria, già qualificata e già sicura del primo posto. Sì Matteo, questa sera comunque dobbiamo provarci, e soprattutto questa nostra nazionale ha dimostrato in tutte le uscite di non mollare mai, e anche in quel di Busto Arsizio, nonostante il punteggio finale di 30-23 è ingeneroso per quello espresso, per quello che la nazionale ha fatto vedere in campo. Una nazionale che è riuscita a non darsi mai per vinta, e anche durante la fase di difficoltà sul finale del primo tempo e all'inizio del secondo tempo è riuscita a portarsi sotto. Addirittura a 9 minuti dalla fine eravamo a meno 1. Questo la dice lunga di quanto la squadra di Riccardo Trillini non molli veramente mai. Per quanto riguarda la formazione magiara, invece, la nostra avversaria di oggi è sicura, come dicevamo, del primo posto in classifica. Ungheria che ha ottenuto punti decisivi contro la Slovacchia, che invece è il fanalino di coda di questo girone. L'Italia ha una sola chance per tenere aperto il discorso legato alla qualificazione, ovvero fare punti, possibilmente vincere, e non sarà facile in casa dell'Ungheria, una super squadra naturalmente, ma potrebbe bastare anche un pareggio. In realtà potrebbe non bastare nulla, perché l'incrocio dei risultati è talmente complicato per rientrare nella serie di ripescaggi che aspettano le quattro migliori terze, che sarà una domenica, un pomeriggio in cui l'Italia deve vincere, ma poi noi dovremo fare i calcoli. Sì Matteo, è una formula a dir poco cervellotica, ma che comunque non ci esime dalle nostre responsabilità rispetto alla voglia che dobbiamo mettere in campo. Perché questo? Perché chiaramente pareggiando o addirittura vincendo aumenterebbero le possibilità di poter rientrare nel fantomatico gruppetto delle migliori quattro migliori terze classificate. Esattamente, assolutamente sì. Naturalmente poi in corso di telecronaca andremo anche a vedere quelli che sono i match più importanti di oggi, quelli che ci interessano, con alcune squadre che sono ovviamente in pole position per rientrare tra le migliori terze. Per quanto riguarda il girone dell'Italia, invece, le prime due posizioni, che sono quelle che qualificano direttamente ai campionati europei, sono già segnate: primo posto all'Ungheria, secondo posto alla Russia. Tutto, per la verità, come da pronostico. Ungheria che arriva a questa partita senza i giocatori del Veszprém, naturalmente la pressione è praticamente inesistente per la formazione del tecnico Csokonai, che è sicura del primato. Giocatori del Veszprém che hanno disputato la Final Four di Champions League, hanno giocato fino alla fine, fino alla finalissima, perdendola contro il Varda. Dunque non c'era motivo di rischiarli in questo appuntamento. Sicuramente Matteo, i giocatori del Veszprém in vacanza anticipata anche a seguito degli impegni di Champions League, però chiaramente gli stati d'animo sono diversi quest'oggi in campo. L'Ungheria non ha nulla da chiedere a questa partita, ma i nuovi innesti sicuramente faranno di tutto per mettersi in mostra, e probabilmente questa potrebbe essere una chiave di lettura, è un'arma a doppio taglio, quindi non affidiamoci sull'essere sornione di questa Ungheria. Adesso è il momento degli inni nazionali, poi andremo a vedere le formazioni anche con l'aiuto della grafica. Viene presentata la coppia arbitrale dell'incontro, formata dai signori Novikov e Roskov, di nazionalità ucraina. Il delegato EHF è il signor Antonopoulos, invece di nazionalità greca. Adesso gli inni nazionali, si comincia dall'inno d'Italia.
La carica degli azzurri a Kecskemét per quest'ultima sfida del gruppo 7 di qualificazione. Stessi 16 che hanno affrontato la Russia al Pala Yamamay, ora l'inno dell'Ungheria. L'Italia invece che arriva a questa gara dopo gli inni nazionali, come dicevo in precedenza, senza Dejan Turković e Pablo Marrocchi, con gli stessi 16 giocatori che hanno affrontato la Russia. Come prima della partita contro la Russia, Pierluigi, avevamo sottolineato un passaggio: conta chi c'è, contano questi uomini che hanno dimostrato di saper giocare un'ottima pallamano contro la Russia. Questa sera, comunque vada sugli altri campi, l'Italia non deve portarsi dietro nessun tipo di rimorso. No, e vediamo come staremo a vedere come hanno utilizzato le 72 ore di riposo. Soprattutto devono essere convinti e concentrati sulle loro possibilità, perché abbiamo la capacità di mettere in difficoltà chiunque. Chiaramente anche questa sera, come in quel di Busto Arsizio, ricordiamo che per portare a casa questo risultato ci sarebbe bisogno della partita perfetta, perché queste sono squadre di caratura elevatissima. Assolutamente, al di là poi dei giocatori che mancano a questa sfida, che mancano a questa Ungheria, chi c'è, come dicevi in precedenza, vorrà soprattutto mettersi in mostra. Ci sono giocatori promessi sposi del Tatabánya, un club importante in terra ungherese. Alcuni giocatori invece che militano proprio nel Tatabánya: c'è Bodo, terzino del Pik Szeged, giocatore molto interessante che ha giocato questa stagione nella Champions League, dunque sicuramente ha maturato un'esperienza importante. Insomma, è una super squadra, eccola qui: Sekeli e Borbeli, la coppia di portieri, poi Sipos, Juhac, Ligetvari, Boka, Rosta, Matek, Kemeni, Zita, Anxin, Bodo, Solosi, Uborniak, Orniak e Tot. Questa è la formazione allenata da Isvan Csoknya, il tecnico che si è seduto sulla panchina della formazione magiara a partire da queste gare di qualificazione. Questa è l'Italia: Ebner e Volarevic, la coppia di portieri, poi Moretti, Bulsamini, Capitan Maione, Savini, Sonnerer, Bronzo, Arcieri, Argentini, Balli, Dapiran, Stabellini, Basic, Parisini e Skatar. Nessuna variazione nella lista dei convocati del direttore tecnico Riccardo Trillini rispetto alla partita contro la Russia. Per Pasquale Maione, 154 presenze questa sera e con ogni probabilità l'ultima in maglia azzurra, un simbolo degli ultimi anni della pallamano italiana, un simbolo di questa nazionale, un leader e un giocatore molto importante. È stato davvero un faro. Indubbiamente una partita speciale per lui, 154 battaglie con la maglia azzurra. Onore a Pasquale Maione, lui l'animo, è stato l'anima, il faro per tantissime partite di questa nazionale. Questa sera lo vedremo tutti in piedi ad applaudirlo per l'ultima sua partita in azzurro. È iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi, maglia azzurra l'Italia, si difende in tenuta interamente rossa l'Ungheria. Primo possesso di palla con lo starting seven voluto da Riccardo Trillini, che prevede i Balli, Bulsamini e Skatar sulla linea dei terzini. A destra c'è Martin Sonnerer, dalla sinistra Stefano Arcieri, Andrea Parisini sulla linea come pivot, tra i pali naturalmente Ebner. Giro palla dell'Italia con Bulsamini, un incrocio per Skatar che, dopo aver subito un colpo al volto nella gara contro la Russia,
ha offerto una prestazione piuttosto opaca. Sì, prestazione piuttosto opaca di Michele Scattara anche a seguito. E intanto bellissimo gol di Buzzamini, non ci possiamo distrarre un attimo, subito tutta la grinta. Va a tirare da fuori posizione da terzino destro, incrocia un tiro imprendibile per Bormeli. Bella conclusione quella del terzino sinistro, che il prossimo anno giocherà ancora nella seconda lega francese, passerà però a vestire la maglia del Nizza. L'Ungheria dall'altra parte reagisce immediatamente con questa bella conclusione molto violenta dalla distanza da parte di Gábor Anxin, che è andato a trasformare 1-1 dopo un minuto e 20 di partita. Attacca l'Italia con Buzzamini, che però non trova spazi. C'è il cambio attacco-difesa con Argentin che lascia il campo. L'Italia deve riposizionarsi. Rientra Skatar, che non viene impiegato nella fase difensiva. Il solito cambio, Matteo, tra Skatar e Argentin, che poi l'altra volta invece ha lasciato il posto a Stabellini, che l'ha sostituito nel migliore dei modi in quel di Busto Arsizio. Buona prestazione anche per Riccardo Stabellini, che rientrava in maglia azzurra, nell'organico azzurro, in occasione proprio di queste ultime due gare del girone di qualificazione. Palla persa dall'Italia e l'Ungheria può riportarsi dall'altra parte con Anxin che fa girare il pallone. Possesso della formazione magiara con la palla che viaggia da destra a sinistra. Lì nel mezzo c'è Liget Bari. Rientra anche Juaz dalla panchina. Cambio attacco-difesa. A giocare da centrale. Primo piano per Ebner. Primi minuti su ottimi livelli a Busto Arsizio. Anxin, l'autore del gol dell'1-1. La conclusione dalla distanza. Ebner su quel blocca. Palo. È riuscito a bloccare addirittura quel pallone. E poi la palla persa dall'Italia in maniera ingenua. Piuttosto ingenua, sì, e l'Ungheria non perdona dall'altra parte. Juaz va a trasformare 2-1 il punteggio. E queste sono squadre che non ti concedono davvero nessun tipo di errore, nessun margine di errore. Palla persa immediatamente, la rete dall'altra parte. Due palle perse per l'Italia, due gol per l'Ungheria. Non è un caso, purtroppo loro gli errori non li perdonano e quindi dobbiamo cercare di limitarli nel modo più assoluto. Squadre abituate a capitalizzare al massimo, abituate a giocare partite sul filo dell'equilibrio. I balli per Skatar, che sotto contatto riesce a cedere a Buzzamini. Ancora Skatar che va in uno contro uno. Spazio per la conclusione. Skatar c'è la parata, però forse poteva concludere meglio questa volta Skatar. Non ha avuto il... era sotto contatto, quindi è arrivato un po' scarico, un po' sbilanciato in fase di tiro. Cioè ha cercato di incrociare, ma il piede lasciato lì dall'imponente Bormeli è riuscito a deviare il pallone fuori dallo specchio della porta. Italia che comunque riesce a mantenere il possesso del pallone, perché Ebner è riuscito ad opporsi dall'altra parte. Inquadrata la panchina azzurra con Riccardo Trillini, sullo sfondo anche lo staff formato da Jürgen Prantner e Sergio Palazzi seduti in panchina, dietro anche Beppe Tedesco, staff tecnico azzurro. Inquadrati anche però Marcello Visconti, capo delegazione, consigliere federale al seguito della squadra. Buzzamini lì nel mezzo, gioca d'appoggio Parisini, che lascia palla a destra a Skatar, poi si muove i balli, ancora un incrocio tra i due, va in elevazione Skatar, la conclusione questa volta sfortunata l'Italia, palla che si stampa sul palo. Questa volta hai detto benissimo, sfortunato, perché un tiro costruito in ottimo ritmo, e risponde anche l'Ungheria prendendo un legno. E poi errore, terza però, palla persa. I balli troppe considerando i 4 minuti e mezzo trascorsi. Tre palle perse in 4 minuti e 30 secondi. Chiaramente non è un buon inizio per la nostra nazionale. Stiamo rivedendo intanto la conclusione di Michele Skatar. Questo invece è il missile lasciato partire da Liget Bari dall'altra parte. Pallone che si è stampato sulla traversa. In entrambi i casi tanto Ebner quanto Bormeli erano battuti sulle due conclusioni. Il tiro e pallone che si infila in porta, riesce ad incrociare Bodo. 3-1 Ungheria. Sì, Bodo su questo incrocio da tirare praticamente fuori posizione, è riuscito a schiacciare questo pallone che si è infilato beffardamente tra le gambe di Ebner. Quinto minuto di partita, al primo gol della gara realizzato da Buzzamini, l'Ungheria ha risposto con una veemente e perentorio 3-0 di parziale.
propiziato però soprattutto dagli errori dell'Italia. I balli, l'incrocio, Skatar, il pallone lasciato a Bulsamini che stacca dalla linea, ancora una bellissima rete di Davide Bulsamini che ha il braccio caldo, 3-2. Che gol, il modo migliore per iniziare la partita, due tiri, due gol, questo è un autentico missile dagli 11 metri. Incrociato Anxin, sul palo più lontano, bravissimo. Anxin aveva provato ad andarsene tra primo e secondo difensore con uno scavalcamento, è stato fermato da Ardian Iballi con la complicità di Stefano Arcieri che ha chiuso prontamente con il giusto timing. Inquadrato anche Csoknai sulla panchina dell'Ungheria, il gioco è fermo, si ripartirà con il pallone in mano proprio alla formazione magiara. Anxin, giocatore che milita nel Ferencváros, classe 90, 202 centimetri. L'incrocio, si va a sinistra con l'uno contro uno, ancora la buona difesa dell'Italia però che è ben posizionata, deve invece riorganizzarsi in questo caso l'Ungheria. Juas che gioca a sinistra, ancora Bodo, il pallone dentro, c'è il tentativo, l'invasione però, palla recuperata, possiamo accelerare la ripartenza dall'altra parte dell'Italia portata avanti dai Balli che va a sinistra, Bulsamini, l'uno contro uno di Bulsamini, la conclusione sotto contatto, forse sbilanciato, anzi sicuramente sbilanciato al momento del tiro e poi non perdona l'Ungheria in contropiede. Juas 4-2. Juaz comunque in seconda fase e in contropiede è uno dei più presenti, il più veloce, quindi attenzione a lui soprattutto in, a seguito di tiri sbagliati o palle perse. Bulsamini questa volta ci ha provato, incontra la gamba di Borbeli che gli nega la gioia del gol. Siamo al settimo, pallone in mano all'Italia con Skatar. Parisini al piccolo trotto, l'Italia però alla ricerca di uno spazio per provare a prendersi una conclusione. L'ingenuità, l'errore nella fase di controllo del pallone da parte di Ardian Iballi, altra palla buttata via. Sì, quarta palla persa, purtroppo continuano queste ingenuità. L'Ungheria non ha bisogno dei nostri errori per poter manovrare con calma e pazienza la manovra offensiva. Sulla linea il pivot è Miklos Rosta, classe 99, gioca nella Tatabania. L'uno contro uno, aveva ancora una volta bloccato Ebner sul tiro di Juaz. Ci sono gli estremi però per un cartellino giallo ai danni di Martin Sonnerer da parte della coppia arbitrale Novikov-Roskov. Coppia proveniente dall'Ucraina. Anxin, poi a sinistra Bodo che va in elevazione. Il pallone è ancora per Anxin, un invito a destra, non c'è spazio, nuovamente Anxin a sinistra, Juaz in palleggio, chiama il pallone Rosta sulla linea, è attenzionato speciale della nostra difesa, Anxin poi salta completamente la difesa, ci pensa Ebner però ad intervenire, palla fuori, ancora pallone all'Ungheria. Eh sì, è stato portato questo blocco da Boca che apre un'autostrada al suo compagno di squadra ma che non concretizza, buon per noi. L'ottimo sviluppo della manovra offensiva. E Anxin va molto alla ricerca dell'uno contro uno su Iballi, anche perché in centimetri la differenza è enorme. Assolutamente sì. Attacca ancora l'Ungheria. Si prolungano i tempi di questo attacco. Vediamo se c'è la segnalazione di passivo. Il tentativo in sottomano. Ancora palla lì. E poi anche con un po' di fortuna l'Ungheria, dopo aver tentato e ritentato, riesce a trasformare con Rosta. Impressionante comunque i tempi e il timing che riesce ad imprimere alla manovra offensiva Juas, che è il vero metronomo di questa squadra magiara. Cambia di ritmo, ottima padronanza del pallone, riesce ad innescare con semplicità tutti i suoi compagni di squadra. Anche lui gioca nella Tatabania, è un giocatore del 96. È uno di quelli che vuole mettersi in mostra questa sera. Eh sì, Iballi, l'incrocio per Skatar. Il palleggio di Michele Skatar, c'è Dapiran che ne è entrato, butta via il pallone però Gianluca Dapiran ne perde il controllo, anche l'Ungheria ne perde il controllo, la riconquistiamo. Bulsamini a destra per Sonnerer, poi Iballi che va in uno contro uno, lo scavalcamento di Ardian Iballi un passo di troppo, errore e il contropiede dell'Ungheria che arriva con questa conclusione che finisce in porta, violentissima Boca, palla questo scagliata da Boca, rete del 6-2. Eh sì, una delle sue specialità, Boca, fortissimo alla sinistra, contropiede, salta, ha tutto il tempo
e poi tiro scagliato sotto la traversa, e non voleva entrare, ma poi dopo rimbalzato un paio di volte tra traversa e linea. Questi sono i passi di Balli, ma intanto c'è Riccardo Trillini. E questo è il primo punto. Secondo punto, anche quando difendiamo bene abbiamo preso delle respinte. Riazzeriamo, non ci demoralizziamo, perché dobbiamo giocare semplice in attacco. Per fare questo occorre che tu ripeti i giochi. Fino a che c'è Scatarra, giochiamo Germania 3. D'accordo? Non abbiate paura di giocare in velocità, ma meno ansia, perché sbagliamo un po' troppo. Qua vada Piran numero 5 e tu numero 6. D'accordo? Cambio attacco e difesa con lui. E tu vai primo e tu vai secondo di là. Andiamo. Chiare indicazioni del mister Riccardo Trillini, questo gap numerico del punteggio è maturato dalle troppe palle perse, 6 per l'esattezza, già collezionate dalla nostra nazionale, e anche un po' dalla sfortuna, da queste ribattute che però chiaramente ci hanno trovato leggermente distratti. Quindi maggiore attenzione sulle ribattute, maggiore attenzione sulle palle perse, e poi non rifiutare il gioco veloce ma limitare il gioco frettoloso, quindi calma in attacco e cercare di trovare le soluzioni con la massima semplicità. Un time out che ci sta anche per arginare questa accelerazione dell'Ungheria, come dicevamo, come dicevi giustamente, propiziata dagli errori dell'Italia, dalle palle perse. C'è l'ingresso da parte di Alessio Moretti sulla linea dei terzini, con sempre Michele Scatarra a destra e i Balli lì nel mezzo. Dunque ha già operato diverse rotazioni Riccardo Trillini. Moretti prende il posto di Bulsamini, che è stato fino ad ora l'autore delle uniche due reti dell'Italia. Al decimo minuto, 6-2 il punteggio, più 4 Ungheria. Giro palla con Moretti proprio lì nel mezzo, il pallone lasciato a Parisini che gioca d'appoggio, lascia Scatar ancora, poi nuovamente Scatar dopo un incrocio con i Balli. Moretti che risale per cercare spazio per la conclusione, la spinta della difesa dell'Ungheria, ancora il palleggio da parte di Ardiani. Balli, errore nel controllo, nuovamente errore di Balli. Ancora una volta fischiato infrazione di passi a Ardiani Balli, e quindi nuovamente registriamo una palla persa dalla nostra nazionale in favore dell'Ungheria. E il mister Riccardo Trillini chiaramente vuole assaggiare le condizioni di Alessio Moretti, per vedere se può e quanto può essere importante nell'economia dell'attacco italiano, anche perché Bulsamini chiaramente è impegnato nella fase sia difensiva, ed è un baluardo al centro della nostra difesa, chiaramente ha bisogno anche un po' di respiro e magari limitarlo nella manovra d'attacco, nonostante sia stato l'autore, come dicevi tu, degli unici due gol della nostra nazionale. Inquadratura per Laszlo Nagy, mancino del Veszprém, reduce dalla finale di Champions League persa per mano del Vardar, la quarta finale di Champions League persa dalla Veszprém. Buona la lettura difensiva dell'Italia. Intanto è entrato anche Savini, che ha sostituito i Balli, che ho visto uscire zoppicante dal campo, dunque anche qualche problema fisico. Si è quasi sempre, quasi per tutta la partita, a Busto Arsizio, sobbarcato il gioco dell'Italia, i ritmi dell'Italia sulle spalle Ardiani Balli, anche perché in assenza di Dejan Turković e Paolo Marrocchi il compito primario spetta a lui. Sì, è lui che deve dettare i tempi, è lui che con le sue prestazioni dispendiose anche a livello energetico e mentale deve dare una mano e l'inquadrata, i ritmi alla nostra nazionale. Moretti, la conclusione vincente. Entrambi i terzini sinistri impiegati dall'Italia fino ad ora stanno tirando molto bene. L'ha fatto Bulsamini in precedenza, l'ha fatto Alessio Moretti. Questo è un dato importante per l'Italia, perché non possiamo prescindere, soprattutto in queste partite, contro queste difese, dalle conclusioni dalla distanza. Sicuramente è importante far male dai terzini, perché questo ci permette e permetterebbe all'Ungheria di costringere l'Ungheria ad aprirsi e non rimanere comunque serrata, quindi trovare nuovi spazi nel manovra d'attacco. Intanto Ebner, quarta parata. Eh sì, ancora un bell'intervento di Ebner. Parisini arriva sulla linea dei 6 metri, l'Italia accelera questa volta in maniera vincente. 2-0 di parziale, 6-4, meno 2 al dodicesimo. Ottimo Andrea Parisini, che complice di questa parata di Ebner in velocità, innescato da Bulsamini, riesce a schiacciare il pallone. Ottimo l'impatto nel match, uno dei migliori, sempre, costantemente uno dei migliori della nostra nazionale. Classe 94.
Per lui si tratta della presenza numero 53 in maglia azzurra. Altro errore al tiro dell'Ungheria. Palla recuperata. Vediamo Ebner che ridà in là l'azione. Savini che va in uno contro uno. Poi l'errore di passaggio evitabile però di Giacomo Savini. È andato a cedere il pallone lì in una zona di campo dove la presenza ungherese era forte e presente. Ci salviamo così perché l'Ungheria becca il palo. Ottima questa, come dire, la mano della dea bendata ci aiuta, anche se dobbiamo assolutamente porre rimedio negli errori e nelle palle perse, soprattutto nel fraseggio e in palloni che sono gestiti dai nostri centrali, sia i Balli prima e Savini dopo, che in realtà dovrebbero essere coloro che dettano i ritmi con calma e dovrebbero essere rassicuranti nella gestione di questi palloni. Moretti a sinistra per Savini, l'uno contro uno, va in elevazione Savini che ha provato la conclusione sotto contatto, debole anche perché c'è stata una spinta evidente della difesa, buono il recupero però di Moretti che è riuscito a ripiegare e a rifare proprio il pallone, ancora Savini che va a puntare il suo diretto difensore, poi lascia Moretti che se la sente nelle mani questa conclusione, tocca l'estremo difensore avversario ma è la rete del 6-5 e la rete del 3-0 di parziale. Che partita che sta facendo Alessio Moretti, recupero difensivo, torna in attacco e senza paura, anche con la complicità del muro e del portiere, ma magari della dea bendata, comunque sta aiutando gli audaci e Alessio Moretti ha dimostrato di esserlo. Aveva toccato Borbeli che però non è riuscito a deviare in maniera decisiva quel pallone, dunque al 14esimo la partita torna in equilibrio dopo un primo tentativo di accelerazione da parte dell'Ungheria fino alla 6-2, adesso meno 1 Italia 6-5 con la rete di Moretti, la seconda della sua partita, l'attacco proprio della formazione ungherese ma ci difendiamo bene, la palla resta lì e poi arriva il gol dell'Ungheria 7-5. Questo è quello che dobbiamo evitare, questi gol su palle vaganti. Bravo intanto qui Savini, uno contro uno verso l'esterno, spedito il difensore a comprare il giornale, anzi lo spedisce in panchina, 2 minuti e superiorità numerica. Ha 2 minuti per leggerlo il giornale, perché ha commesso questo fallo che ha sbilanciato Alessio Savini, anche brutto, sì. Fallo molto pericoloso, comunque Savini porta a casa il massimo del risultato, rigore e 2 minuti, bravissimo. Cambio di direzione davvero eccezionale, quello del classe 98, cresciuto nella Bologna United, Martin Sonnerer dalla linea dei 7 metri va a sfidare Borbeli, non sbaglia Sonnerer, rete del 7-6, meno 1 e adesso giochiamo in superiorità numerica, vedremo se l'Ungheria utilizzerà la soluzione dell'extra player. Eleganza, potenza e precisione, tiro perfetto da manuale, toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali, perfetta l'esecuzione di Sonnerer e ottima la difesa azzurra, abbiamo visto come i ritmi sono cresciuti in questi ultimi minuti e stanno mettendo in difficoltà la circolazione che fino a qualche minuto fa era spavalda della nazionale maggiore. Extra player per l'Ungheria che attacca dunque con la porta vuota ma in parità numerica nella fase d'attacco. Mate, poi il pallone manovrato lì nel mezzo da Zita che la butta dentro, troppi i centimetri di differenza anche in questo caso tra la nostra difesa e Rosta che va a segnare. 202 centimetri a disposizione di questo passaggio, lento, preciso, nulla può Andrea Parisini nonostante l'avesse avuto lì davanti a sé a contatto, ma troppi i chili e i centimetri di differenza per impedire a Rosta di girarsi e di ribadire in rete questo passaggio. È entrato Pasquale Maione sulla linea come doppio pivot, soluzione che l'Italia adotta spesso in superiorità numerica, gestita però in maniera semidisastrosa questa volta da Riccardo Stabellini che era entrato dalla panchina e l'Ungheria mette a segno un 2-0 di parziale in superiorità numerica. Anzi, nella nostra superiorità numerica. E questo è quello, è un errore blu, quello che non bisogna fare, soprattutto questa gestione così frettolosa nell'attacco, anche perché siamo in superiorità numerica, Riccardo Stabellini sicuramente avrebbe potuto far meglio. Ma lui alla conclusione si rifà subito dell'errore totalizzato, ottenuto e riportato in precedenza. 9-7 il risultato, 16,5 sul cronometro della partita. E in questo momento l'Ungheria esaurisce il suo passaggio in inferiorità numerica, si torna a giocare in 7-7, ma di fatto l'Italia non è riuscita a capitalizzare quanto aveva costruito con quell'uno contro uno di Savini. 2-1 di parziale in superiorità numerica, questo è comunque non auspicabile. Juaz
per Mate, il giro palla ancora Juaz, si alza la difesa con Martin Sonner su Bodo per tagliarlo fuori dal vivo del gioco, due pivot per l'Ungheria, le finte di Mate che prova a ritagliarsi lo spazio ancora a sinistra, poi c'è di nuovo Bodo, Juaz che va in palleggio, va lui in elevazione, la conclusione centrale para Ebner che riesce poi anche a farla propria, a tenerla lì quella palla e la rimette in gioco. Ottimo l'intervento di Ebner, abbiamo perso anche questa, la palla persa. Ennesimo errore dell'Italia sulla 9-7. Stiamo avendo un buon apporto dai terzini sinistri, perché fino ad ora, a parte il tiro dai 7 metri di Sonnerer, Bulsamini, Moretti e Stabellini male però nella gestione dei palloni. 5 dei 7, dei nostri 7 gol vengono dai nostri terzini sinistri. 2 gol per Bulsamini, 2 gol per Moretti, 1 gol per Stabellini. Ma poi abbiamo già raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda voce e palle perse, e questo è assolutamente da limitare se vogliamo cercare di mettere in difficoltà e di portare a casa questa partita. Andiamo verso lo scoccare del 18esimo, l'attacco dell'Ungheria con l'ingresso di Solosi lì nel mezzo a far girare il pallone a beneficio dei compagni, poi la conclusione dalla distanza dai 9 metri, il gol di Zita, 10-7. Zita è riuscito ad entrare nel terzo tempo, tre passi, si alza, vola più alto di tutti e supera il muro, riesce ad incrociare sul palo più lontano a Ebner battuto. Una partita che si è subito messa in rincorsa, in rimonta, in salita per l'Italia, che con un 3-0 di parziale aveva trovato un passaggio molto positivo per riportarsi fino al meno 1. Adesso l'Ungheria ha incrementato il divario portandosi al più 3. Palleggio davanti alla difesa, rischia qualcosina in questo caso. E poi il bel gol di Moretti con il braccio sul fianco del difensore. Bella rete per il 10-8. Ispiratissimo questa sera Alessio Moretti, tiro sul fianco del difensore, il portiere non lo vede partire, lo può solamente raccogliere da dentro la rete. Bravissimo Alessio Moretti, riesce a tirare con la giusta potenza, prendendo tutti sul tempo e con una precisione chirurgica. Continua così Alessio, terzo gol per lui. Ancora senza i balli in campo l'Italia, in posizione di secondo difensore c'è Riccardo Stabellini con Sonner che è scalato a sinistra e fuori Andrea Argentin. La palla per l'Ungheria che la fa girare con Mate a destra, poi l'uno contro uno solo accennato da parte di Zita, l'elevazione dalla distanza, pallone che tocca il palo e resta lì, Savini la tiene e può ripartire Bulsamini. Ottimo anche l'azione di muro della nazionale italiana. E poi però l'errore sul passaggio, il pallone è recuperato, Tot che se ne va in contropiede e va a trasformare per l'11-8, troppa fretta nella gestione del pallone. Troppa fretta e poi non c'era ancora la possibilità di effettuare quel tiro schiacciato, ma invece stanno tirando molto molto bene, anche Davide Bulsamini trova la terza rete della sua gara, 11-9 per tenere lì ancora l'Ungheria. Assolutamente i migliori in campo fino ad oggi, è stato un po' il nostro tallone d'Achille la posizione dei terzini, che spesso e volentieri hanno impattato le partite con le polveri bagnate e hanno faticato ad entrare in ritmo e a portare reti importanti. Questa sera assolutamente impeccabili. Siamo al 20esimo, Zita, pallone per Totte, uno scarico, poi la conclusione para Ebner, la palla resta lì, si lotta ma la ribattuta ed è l'Ungheria. Da Piran un po' più di attenzione corso sulle ribattute, Matteo, probabilmente continuiamo ad essere un po' sfortunati e distratti contemporaneamente sulle ribattute. Errore al tiro, brutta conclusione questa di molto alta sopra la traversa da parte di Mate, è sempre 11-9. Si gioca a Kecskemét per l'ultima gara del gruppo 7 di qualificazione ai campionati europei. Diverse le partite che interessano l'Italia, che naturalmente è obbligata innanzitutto a fare punti questa sera per continuare a sperare, per tenere viva la fiamma della speranza, per poter passare come migliore terza, sarebbe naturalmente un risultato storico, primi europei della storia, 24 squadre, quelli del prossimo gennaio 2020 in Norvegia, Svezia e Austria. La classifica delle terze in questo momento vede estremamente avvantaggiate a un passo dalla qualificazione una tra Svizzera e Serbia, dunque la terza classificata del gruppo 2, le due squadre si stanno affrontando proprio in questo istante, la Bosnia con ogni probabilità all'interno del gruppo 5 e una tra Ucraina e Montenegro nel gruppo 8, poi
servirà davvero la calcolatrice in corso di telecronaca per capire chi sarà la quarta tra queste migliori terze classificate che potrà staccare il pass. In primis la Grecia, che in caso di vittoria sarebbe la quarta qualificata, appunto. Ma lo vedremo in corso di partita. Intanto tentativo di passaggio, siamo fortunati e va a segnare l'Italia. Questa volta la dea bendata è dalla nostra parte. Segna Tapiran, 11-10. Ottima l'idea, giocare al volo, bravissimo il difensore dell'Ungheria. Però la palla ritorna sulla ribattuta da Tapiran, più lesto di tutti a ribadire in rete. 8.5 all'intervallo a Kecskemet e attacca l'Ungheria, 11-10. L'Italia è tornata sotto di un gol. È rientrato Anxin a destra, l'elevazione di Sita, poi Anxin ancora, un incrocio, la finta di tiro, è buona la difesa però da parte di Tapiran, forse con un pizzico di ritardo la difesa italiana si è accorta del cambio di intenzione del giocatore ungherese, tiro dai 7 metri. Eh sì, questa volta gli ha palleggiato davanti a Gianluca Tapiran, gli è andato via lateralmente, lui agganciando sul braccio l'attaccante Maggiaro, non ha potuto far altro che meritarsi questo tiro dai 7 metri. Entra Matevolarevic tra i pali per questo tiro dai 7 metri in favore dell'Ungheria. Va Mate dalla linea. Tra i pali l'estremo difensore del Bolzano, tutto pronto. La finta e la rete da parte di Mate con il pallone che colpisce prima il palo e poi entra in porta. 12-10. Ottima questa realizzazione con tutta la sua potenza, tiro a metà altezza quasi Neret che con la complicità del palo poi viene schizzata in porta. Moretti e Stabellini, stabilmente Stabellini si trova nell'azione d'attacco anche se un destro di mano, quindi sta giocando fuori posizione. Rinunciamo all'unico mancino in quella posizione, cioè Michele Scattar. A Stabellini, ancora una grandissima conclusione da parte di Riccardo Stabellini che va a trasformare, e ancora dalla linea dei terzini stanno arrivando conclusioni violentissime e estremamente precise. 12-11 il risultato, ci prova l'Ungheria dall'altra parte, c'è di nuovo un tiro dai 7 metri perché abbiamo perso la marcatura su Anxin, e ancora da Piran che dovrà registrare qualcosina in difesa. Eh sì, stiamo subendo soprattutto sul cambio di direzione verso l'esterno su Gianluca da Piran, poi responsabilità dell'aiuto, però chiaro che stanno approfittando, hanno trovato probabilmente il punto debole in questa serata ungherese. E chiaramente continuano a martellare lì fino a che noi dovremo trovare la chiave di lettura e la soluzione. Mate e para Ebner! Gliel'ha stampata in faccia questa parata Domenico Ebner, anche se la palla resta dell'Ungheria perché il pallone è schizzato poi dall'altra parte. Bell'intervento questo di Ebner. Uno sì, due no, aveva praticamente fatto lo stesso tiro ed Ebner avrebbe subito qualsiasi altra cosa tranne che lo stesso tiro. Lo invita, gamba destra alta, cambio di gambe al volo e questa palla che tocca il soffitto del Palasport. Prossimo anno giocherà con l'Hannover, ancora Bundesliga per Domenico Ebner, nonostante una sfortunata e rocambolesca retrocessione quest'anno proprio dalla massima serie tedesca con il Bietigheim, ma aveva già firmato in corso di stagione per l'Hannover dove giocherà il prossimo anno. Rete intanto dell'Ungheria con questo bel 1 contro 1 di Zita che scappa via al nostro difensore e poi va a trasformare per il nuovo più 2, 13-11. Prova Stabellini con uno scavalcamento, viene fermato, ci sarà un 9 metri in favore dell'Italia. Troppo veloce per Argentin questo cambio di direzione verso il centro di Zita, non riesce ad intercettarlo, vola più in alto di tutti e scaglia questo missile in porta a cui Ebner non riesce ad opporsi. Moretti per Savini, siamo al 24esimo, la conclusione di Moretti, palla che si stampa sul palo, poi si lotta per il pallone, la rifatta propria Riccardo Stabellini, il tiro murato, la palla resta lì, poi c'è la possibilità di andare in contropiede adesso per l'Ungheria, un controllo un po' difettoso ma poi ne esce alla grandissima questa volta l'Ungheria con questa girella davvero splendida da parte di Boca che va a segnare, 14-11. Controllo difettoso ma comunque elegante di Boca che riesce a
a controllare un pallone insidioso, soprattutto in fase di palleggio, lo stava quasi per perdere, poi Girella, polso assolutamente caldo per Boca. Savini verso l'esterno, bravissimo ad andarsene, c'è la parata da parte di Borbeli, ma spinta evidente ai danni di Savini, che ancora una volta con questo uno contro uno verso l'esterno trova grande soddisfazione. Tiro dai 7 metri. Guarda, anche gli altri, esatto, ottimo uno contro uno, sorprende tutti, soprattutto Hansin che era posizionato male probabilmente con il corpo. C'è stato anche un 2 minuti, sarà di nuovo superiorità numerica per l'Italia. Martin Sonnerer dalla linea non sbaglia, eleganza ai massimi livelli per Sonnerer, mano da pianista. Assolutamente mano da pianista, e questa volta sfiora i tasti del pallone. Lo deposita lentamente in rete con un gioco di polso, il pallone galleggia in aria e si infila tra la testa e la traversa. 1:33 da giocare con l'inferiorità numerica per l'Ungheria, che attacca con l'extra player. Il cronometro complessivo della gara dice 25 minuti e 40 secondi trascorsi a Kecskemét per questa gara valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo 7 di qualificazione a Euro 2020. Chiama il timeout Isvan Csoknai sulla panchina dell'Ungheria a poco meno di 5 minuti dal termine della prima frazione di gara. Dai campi delle terze classificate, dai campi che interessano l'Italia, arrivano il risultato per ora che vede Israele avanti 10-8 in Polonia, invece vittoria almeno per il momento sta vincendo la Macedonia 13-11 contro la Grecia, Serbia 16, Svizzera 15 al momento, Montenegro in vantaggio 12-7, dunque in maniera piuttosto netta contro l'Ucraina, Olanda 12, Lettonia 10, la Francia sta vincendo contro la Romania 19-14, 9-9 invece tra Repubblica Ceca e Bosnia Erzegovina. È ripreso il gioco con l'Ungheria che attacca in situazione ancora di inferiorità numerica dopo il time out voluto da Isvan Csoknai. Il pallone per Mate che gira a destra, poi per vie centrali, un incrocio, ancora Mate che riceve il giropalla, Zita in posizione di centrale, va a contatto con la difesa, prova la conclusione. Bravissimo. L'ultimo tocco è di Ebner che para, brava però anche la nostra difesa. Sale il baricentro soprattutto di Argentina e Parisini e ha portato subito i propri frutti, tolgono il ritmo ai terzini magiari, sotto contatto non riescono a prendere la potenza e la precisione giusta con la complicità di Ebner, palla recuperata. E adesso abbiamo la possibilità di gestire questo pallone in superiorità numerica con 33 secondi d'attacco e due pivot. Sulla linea c'è Pasquale Maione, ancora Stabellini, la palla per Sonnerer che ha spazio, va a Martin Sonnerer, rete sì. Della 14-13, non sbaglia Sonnerer. Che passaggio di Stabellini, lo vede e lo innesca, illuminante questa decisione, questa invenzione di Stabellini, e poi Sonnerer fa il suo lavoro come al solito in maniera egregia. Con il doppio pivot l'Italia naturalmente cerca di creare spazi perché necessariamente in superiorità numerica deve saltare qualche lato della difesa avversaria. È saltato stavolta su Sonnerer che poi ha fatto tutto quello che c'era da fare per andare a trasformare. Evitabile invece questo errore difensivo con Anxin che va verso l'esterno e va a segnare. Eh sì, ancora una volta esce in maniera precipitosa Gianluca da Piran, rimane solo Buzzamini. C'è spazio lì e Mate ci fa male, sempre dalla solita posizione. 2.5 all'intervallo, Savini per Moretti, attacca l'Italia sulla difesa schierata dell'Ungheria che intanto è tornata a giocare in 7-7, ha dunque superato il momento di inferiorità numerica. Stabellini, Moretti, deve tenere in vita questo pallone l'Italia, Savini, poco spazio, prova a farsi largo, poi Parisini che si gira in comunque qualche modo, si gira. Viene fermato fallosamente, quadrato Sipos,
tra Cipos e Comeni, comunque due colossi. E nonostante questo, Andrea Parisini si era comunque girato. Stabellini, il suo palleggio verso l'esterno, salta la difesa, poi l'errore al tiro però per Riccardo Stabellini, che era stato bravo nella prima fase, poi è arrivato un po' scarico al momento della conclusione. Non è riuscito a chiudere con il polso. E il pallone arriva sulla linea questa volta, ci pensa Ebner a salvare i compagni con l'ennesimo intervento dalla linea dei 6 metri, cartellino giallo probabilmente per Argentin. Sì, lo conferma di sottofondo la voce dello speaker del Palasport di Kecskemet. Dunque giallo per Argentin con il timer della gara che dice 28 e 39 giocati. Eccolo anche in grafica il giallo per Andrea Argentin, classe 95, specialista difensivo, quest'anno è arrivato fino in finale scudetto con il Pressano. Il giallo di Argentin non ha fatto comunque passare in secondo piano lo strepitoso intervento di Ebner, è comunque presentissimo. Sollosi, poi Maté, ancora Sollosi che lascia il pallone, la conclusione dalla distanza, l'Ungheria però quando riesce a costruire queste conclusioni dalla distanza fa sempre male. Sì, quando si lancia. Attenzione alla volante, la rete, sì, dell'Italia con il gol splendido di Bulsamini in un amen. L'Italia confezionando un gol fantastico che abbiamo visto tante volte fare agli azzurri, ma che è sempre splendido. Detta il passaggio benissimo Savini e poi Bulsamini non sbaglia, rete per tenere lì i nostri avversari. 16-14. Si sposta a terzino destro Savini e poi come da programma, passaggio perfetto, Bulsamini taglia la difesa sorprendendo tutti e ribadendo in rete, un'azione perfetta. E ora mancano 20 secondi al termine del primo tempo, dobbiamo serrare i ranghi per evitare e per non permettere soprattutto all'Ungheria di allungare proprio nel finale di tempo la pressione difensiva su Maté, la conclusione con il braccio sul fianco del difensore, palla che è terminata al lato, corrono via i secondi intanto. Il tiro murato, la palla resta lì, finisce così il primo tempo, buona intensità difensiva su quest'ultimo attacco da parte dell'Italia, 16-14, così si va negli spogliatoi, la partita a Kecskemet è apertissima. L'Italia c'è e soprattutto rispetto a come abbiamo iniziato stiamo limando quelle palle perse che ci avevano complicato il cammino verso il nostro obiettivo e soprattutto siamo a due gol di distanza dall'Ungheria, entriamo negli spogliatoi con il morale comunque più alto rispetto a come abbiamo iniziato. Da giocare, tutti da giocare, i secondi 30 minuti, adesso ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo in cronaca per il racconto del secondo tempo di Ungheria-Italia in diretta da Kecskemet, a tra poco.
Immagini di nuovo in diretta da Kecskemét, dove sta per prendere il via il secondo tempo di Ungheria-Italia, sesta giornata e ultima giornata delle qualificazioni ai campionati europei 2020 di Norvegia, Svezia e Austria. Italia sicura del terzo posto nel proprio raggruppamento, ma i quattro punti ottenuti vincendo le due partite contro la Slovacchia non hanno alcuna valenza ai fini della qualificazione. Serve fare punti con chi ci precede in classifica e dunque l'ultima chance è rappresentata dal secondo tempo contro l'Ungheria, che è avanti 16-14 al termine della prima frazione. Sì, Matteo, siamo entrati nello spogliatoio con uno stato d'animo positivo perché abbiamo concluso meglio rispetto a come avevamo iniziato, un po' storditi, collezionando ben 5 palle perse nei primi 5 minuti. Poi le palle perse sono aumentate, ma chiaramente non con quella stessa intensità in una situazione spazio-tempo. Comunque 11 palle perse al nostro attivo. Ottimo Ebner con 10 parate già in doppia cifra, e da registrare anche l'ottimo apporto dei nostri terzini, una piacevole novità, che solitamente i nostri bombardieri erano sempre pivot e ali, e invece adesso Bulzamini 4 gol, Stabellini 2 e Moretti 3 hanno apportato sicuramente un contributo indispensabile per non lasciar scappar via questa Ungheria. Dietro buona la giornata e la prestazione fino ad ora offerta da Ebner, ripreso il gioco con Baudot che ha preso il posto di terzino sinistro, era stato impiegato solo in misura minore nel corso del primo tempo il terzino del Pik Szeged, che fa girare il pallone subito sulla linea della palla, e Ebner che ricomincia come aveva finito, anche se la ribattuta è ancora dell'Ungheria. E anche l'Ungheria continua ad attaccare da quel lato del campo, sulla parte sinistra della nostra difesa. Qualche novità: Arcieri è subentrato a Dapiran, in posizione di secondo difensore c'è Parisini, Arcieri a primo. Vedremo se riusciremo a stringerci da quel lato per complicare i tentativi di incursione Maggiari. Resta in campo, l'avete visto inquadrato un attimo fa, Giacomo Savini in posizione di centrale, non c'è invece Ardi Aniballi, che è uscito zoppicante nel corso della prima frazione di partita e che è stato fino ad ora sostituito da un buon Savini. Ha offerto una prestazione positiva, ha fatto vedere buone cose, soprattutto un paio di uno contro uno davvero fulminei. Devastante. Verso l'esterno, che hanno portato a tiri dei 7 metri e sospensioni temporanee. La conclusione della distanza, buona la difesa però di Bulzamini, che riesce a deviare il muro, palla che è terminata al lato e ancora possesso per l'Ungheria. L'ultimo tocco è stato della difesa italiana, Baudot, una serie di incroci per far muovere la difesa azzurra. La conclusione dalla distanza, un missile assolutamente imparabile di Aksin. Aksin si sposta a terzino sinistro, leggermente dopo il centro, e fa partire questo missile terra-aria sul primo palo della porta difesa da Ebner. Skatar, la palla larga per Martin Sonnerer, pallonetto che stavolta finisce al lato, angolo stretto per Sonnerer, non era facile prendersi quel tiro. Troppo stretto probabilmente questo angolo di tiro, anche se il pallone sfila via, probabilmente voleva cogliere di sorpresa Zekeli, che è subentrato a Borbeli. 17-14, attacca l'Ungheria. Juaz, che non ha ancora segnato dunque in questo primo tempo. Baudot, nuovamente Juaz, il tiro di Baudot dalla distanza, pallone che però termina al lato rispetto alla porta difesa da Ebner, il quale poi ridà in là l'azione d'attacco dell'Italia. Savini a destra per Skatar, l'incrocio con Bulzamini che va alla conclusione, ancora Davide Bulzamini. 17-15, serata magica per Davide Bulzamini, questa volta si porta, supera la posizione centrale verso il terzino destro e incrocia il tiro, però, ma anzi ancora una volta una conclusione violentissima scagliata all'indirizzo della porta difesa da Ebner, che può solamente raccoglierla in fondo al sacco. Fortissimo Anzin, particolarmente ispirato, soprattutto inizia benissimo anche la seconda frazione di gioco, mano calda per lui, cerca la collaborazione con il muro Szekely. Assolutamente imparabile questa conclusione. Anxin, che quest'anno ha giocato, come dicevamo in precedenza, nel Tatabánya, ma ha militato anche nel Veszprém lo scorso anno.
mettendo a segno Serie in Champions League. Intanto super palla questa volta di Michele Skatar, passaggio illuminante per Andrea Parisini, che è sempre molto bravo a prendere la posizione. Tutto frutto della confidenza quotidiana sviluppata in quel di Francia, negli allenamenti sì, a Strasburgo. A Strasburgo, e quindi ottimo il no look di Skatar che innesca palla. Parisini, palla straordinaria, schiacciata, e Parisini raccoglie con le sue mani da ventosa il geco. Porta la palla a casa, si tuffa e porta il 7 metri. Va ancora Martin Sonnerer dalla linea. Al 33esimo minuto per accorciare le distanze. Sonnerer, la finta e non sbaglia. Ancora segno Martin Sonnerer, 18-16. Restiamo a contatto con l'Ungheria. Quarto gol per Martin Sonnerer, 3 sulla linea dei 7 metri, tutti i tiri diversi, questo a simboleggiare la padronanza del tiro e la capacità di lettura del portiere. Due conclusioni di Janssen dalla distanza assolutamente imparabili per Ebner, difficili da fermare per la nostra difesa, hanno rappresentato le due reti fino ad ora segnate dall'Ungheria, che questa volta però butta via il pallone. La riconquistiamo con Ebner, che fa ripartire l'azione. A sinistra c'è Bulzamini, ma Savini preferisce andare in uno contro uno e lo fa meravigliosamente bene. Giacomo Savini, da applausi, rete fantastica, 18-17, super partita per Savini. Azione solitaria, che bravo. Sì, ma che carattere da giocatore veterano. Punta, vede il giocatore isolato davanti a sé, lo punta uno contro uno, va sulla destra e lascia partire questo tiro sibillino, incrociato sul palo più lontano, che gli porta il gol personale e soprattutto un gol di distanza tra Ungheria e Italia. L'Italia c'è. 18-17, abbiamo visto anche l'esultanza di Riccardo Trillini, la carica in panchina, si continua a giocare. Intanto un'occhiata ai campi delle terze classificate con Israele che è avanti 13-12 contro la Polonia. Intanto segna l'Ungheria con il gol di Rosta dalla linea. Non chiude Giacomo Savini, probabilmente in ritardo, non aveva un uomo e non aiuta sulla chiusura sul pivot, tutto troppo facile per Rosta anche in questo caso. Chili e centimetri a disposizione per la sua squadra. Sta perdendo la Grecia 17-14 sul campo della Macedonia. Serbia avanti 21-19 con la Svizzera. Il Montenegro invece sta dominando contro l'Ucraina 16-8 il risultato. Vince anche l'Olanda 17-16. Queste sono tutte squadre chiamate in causa nella lotta delle terze classificate, come anche la Bosnia-Erzegovina, che sta vincendo contro la Repubblica Ceca in trasferta. Decisamente più in difficoltà invece la Romania, che sta perdendo contro la Francia in maniera piuttosto netta. Errore di Skatar, che aveva provato ad andarsene verso l'esterno, e poi Sipos compie un'autentica magia, ha raccolto un pallone da terra, gol fantastico questo. Si complica la vita un po' Michele Skatar verso il fondo, entra in un vicolo cieco, difficile far gol da lì. Ancora un errore dell'Italia, 20-17, e in men che non si dica l'Ungheria con una parziale di 2-0 ristabilisce le distanze, annulla quanto di buono l'Italia aveva fatto pochi minuti fa. Sì, questo più 3, questo allungo nasce da due tiri sbagliati dell'Italia e sulla ripartenza possiamo andarcene però con Argentina, che dalla linea dei 6 metri non sbaglia. La regia internazionale aveva indugiato per un attimo sulle panchine, ma nel frattempo l'Italia aveva riconquistato il pallone, poi con Argentina è riuscita a segnare 20-18, e stiamo rivedendo il pallone da Arcieri ad Argentina che non sbaglia. Meno 2. Se questo è il risultato, che continui ad indugiare la regia magiara, perché questo è ottimo per noi. Argentina in transizione in seconda fase realizza il tiro murato dalla difesa, ancora però una ribattuta che resta lì e resta dell'Ungheria. Peccato, perché avevamo difeso molto molto bene in questo frangente. Si muove intanto Bodò, che viene fuori dalla marcatura, il tiro e la palla resta dell'Italia stavolta, dopo aver colpito la base del palo. La ribattuta è in mano dei due terzi difensori azzurri, Parisini e Bulzamini. Eccolo Davide Bulzamini, il tiro, sì. Ma questo è un gol pazzesco da parte di Davide Bulzamini, braccio sul fianco del difensore, 2-0 di controparziale, 20-19. Posizione di praticamente di terzino destro, riesce a far partire sul primo palo, spiazza tutti, difensore e portiere, gol straordinario.
time out chiamato da Csokniai dopo questo parziale azzurro. Decisamente innervosito dall'atteggiamento dei suoi giocatori, alquanto ci piace pensare alquanto preoccupato per la superficialità o quantomeno per la difficoltà che stanno mettendo e stanno dimostrando in campo in questo momento, ben per l'Italia che deve continuare così, alzare i ritmi in difesa e continuare a martellare senza affrettare il tiro in fase d'attacco, cercando di capitalizzare e diminuendo chiaramente al più possibile le palle perse. Il risultato è buono, siamo sempre lì, meno uno. Per la verità pensavo fossi anche pronto a tradurre. Mi sto attrezzando per questo, qualcosa non volevo esagerare però... Le tue reminiscenze di ungherese. 20-19, il risultato, siamo al 37esimo minuto. Il time out di Csokniai, piuttosto scosso da questo rientro veemente dell'Italia. Juaz, l'incrocio, poi è un doppio incrocio per il tiro di Sita, il pallone che però esce fuori dopo aver colpito il palo in maniera piuttosto violenta. Savini porta avanti la seconda fase, Skatar che va in elevazione, la conclusione di Skatar, rete del pareggio, 20-20 al 37esimo minuto. Michele Skatar si sveglia e la mette dentro. Questa nazionale trascina tutti, anche Michele Skatar che guadagna il centro più alto di tutti, ottimo il tiro che si infila sotto la traversa. E impattiamo tutta la grinta e la decisione, la convinzione di Riccardo Trillini. L'abbiamo rimessa in piedi con questo 3-0 di parziale. Nemmeno il time out di Csokniai ha spezzato il momento positivo dell'Italia, che è rientrata dopo l'interruzione con l'errore al tiro e subito dall'altra parte il gol di Skatar. È la prima rete della sua partita e la prima rete per la verità del doppio confronto di Skatar, anche contro la Russia non era riuscito a metterla dentro il terzino destro, classe 85 dell'Italia, 1-1, fulminio intanto dell'Ungheria, 21-20. Subiamo dal centro, vediamo... Savini, e poi in rimessa veloce ripaghiamo dal centro, ottimo Savini, percussioni micidiali, secondo gol per lui, importantissimo il suo apporto. Ma che partita sta giocando Savini, con una maturità, con una capacità di lettura, non disdegna l'uno contro uno anche in seconda fase. La prima soluzione è quella di cercare lo spazio per la se ha lo spazio per penetrare da solo, e gli è riuscito due volte. Ottimo, altrimenti innesca con calma i suoi compagni di squadra. Si gioca. La palla sulla linea, l'abbiamo recuperata. Questa volta però gliela togliamo proprio con Savini. Si tuffa. E poi ha voluto lui prendersi la palla. Gliela affida Ebner per l'Italia che adesso attacca. Siamo al 39esimo minuto. Parità 21-21 a Kecskemét in casa dell'Ungheria. Skatar. Savini, ancora Skatar, cambio di posizione tra i due. Parisini sale, si appresta a posizionarsi all'interno della difesa. Skatar di nuovo, Savini, l'incrocio con Michele Skatar che va in palleggio a sinistra, poi la palla dentro per Andrea, sì, Parisini che non sbaglia per il 22-21 dell'Italia, che per la prima volta nel corso della partita mette la testa avanti. 22-21 il risultato, l'Ungheria in un amen però va a pareggiare con la conclusione della distanza da parte di Liget Bari. 22-22 si gioca intanto subito. Skatar che riceve a destra, va a sfidare Sipos, lo lascia sul posto, questa volta riesce a rimontare, a recuperare la difesa ungherese. 9 metri. Cerca di mettere in campo tutta la sua esperienza, Michele Skatar cerca di trascinare qualche difensore all'interno dell'area dei 6 metri, non ci riesce, ma comunque non perde il pallone, possiamo manovrare con tutta la calma del mondo. Skatar. Sale la difesa ungherese.
prova Savini a sfondare lì nel mezzo, tiro dai 7 metri conquistato da Giacomo Savini, ancora una volta senza paura si è buttato dentro. Quello che voleva fare Michele Skatar qualche secondo fa riesce perfettamente a Giacomo Savini. L'Ungheria si sbilancia in avanti e lui prende la palla, punta lo spazio e trascina tutti dentro. Martin Sonnerer. Rete senza finte, Sonnerer non sbaglia, ancora una volta implacabile dalla linea dei 7 metri per il 23-22 Italia, siamo avanti. Ottimo, primo sorpasso dell'Italia, l'Italia c'è, sta prendendo coraggio e consapevolezza, coscienza della capacità e della possibilità di riuscire a portare a casa questa partita. Massima concentrazione, Martin Sonnerer, 5 gol, 4 sui 7 metri. La conclusione di Anxin, il muro dell'Italia che riesce a bloccare, poi c'è la ripartenza argentina, c'è Sonnerer che ha spazio forse per andare al tiro, sì, Martin Sonnerer, sì! 24 a 22 in questo istante al 41esimo più 2, rivediamo il muro dell'Italia, fantastico, e poi brillante Sonnerer nella gestione di quel pallone, uno contro uno su Sipos e andiamo avanti. Gli danza davanti, lo sbilancia completamente, tutta la sua eleganza, uno contro uno, gioco di gambe, entra dentro tra primo e secondo, tutto facile per Martin Sonnerer, secondo gol consecutivo. Tenere alta la concentrazione a questo punto è l'imperativo. Palla recuperata ancora dagli azzurri, Ebner, c'è il lancio per Arcieri, evitabile, potevamo gestire molto meglio questo pallone questa volta, non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo lasciarci prendere dalla foga, anche perché poi l'Ungheria ha le armi per punirci immediatamente. Peccato quella palla persa, potevamo e dovevamo gestirla in modo diverso, senza fretta come giustamente dicevi tu. Skatar va lui, c'è un fallo, 2 minuti, superiorità numerica per l'Italia, bravissimo Michele Skatar a mettere completamente fuori causa il muro. Questo è il gol di Sipos. Difesa sbilanciata, aveva troppo il vantaggio dell'inerzia dell'azione e del controllo del corpo. Sipos entra dentro con tutta la facilità del mondo. Voleva addirittura 2 minuti, ma invece arrivano per Mate. 2 minuti e 9 metri, superiorità numerica per l'Italia. C'è Maione in campo, solita soluzione adottata dagli azzurri in superiorità numerica con il doppio pivot. Skatar per Bulsamini dentro, è un passaggio troppo dalla distanza, però troppo da lontano, Skatar è solo a coprire e l'Ungheria va a segnare 2-0 di parziale con un giocatore in più per l'Italia, che però non abbiamo sfruttato a dovere praticamente mai nel corso della partita, a parte quel gol di Sonnerer nel primo tempo. Eh sì, chiaro, palla persa che ci costa la ripartenza dell'Ungheria che riesce a pareggiare, sfruttiamo malissimo questa superiorità numerica, doppio pivot, la squadra dell'Ungheria era bassa, questa sera il braccio caldo Davide Buzzamini poteva probabilmente provare un tiro una volta entrato dei 9 metri, sceglie la via dell'assist, palla rubata, tutto troppo facile e prevedibile per l'Ungheria. Skatar. Il suo palleggio, c'è Maione ad aspettare il pallone sulla linea, Skatar il tiro, palla che finisce sul palo, Arcieri la tiene lì, ancora possesso Italia, ha fatto la cosa giusta Skatar. Esatto, ha fatto la cosa giusta, peccato, è stato sfortunato. Sonnerer, di nuovo Skatar, il palleggio, ancora. Poi Bulsamini, sì! Il tiro e la rete, 25-24, anche Bulsamini questa volta ha fatto la cosa giusta, probabilmente doveva farlo prima, ma l'importante è metterla dentro, più uno e ancora poco meno di un minuto di superiorità numerica. Non è mai troppo tardi per fare la scelta giusta, è questo quello che stavamo osservando poc'anzi. Ci ha ascoltati, 7 gol per Davide Buzzamini e l'Italia rimette il naso avanti. Dobbiamo difenderci da questo nuovo attacco dell'Ungheria, siamo a un quarto d'ora, qualcosina in più, 16 minuti dal termine della gara, l'uno contro uno, la palla larga per Zita che prova a trovare soddisfazione lì nel mezzo, poi riusciamo a riposizionarci, salta la difesa però con Sonnerer, ci salva Domenico Ebner, intervento eccezionale e io ho perso il conto, non so tu. Adesso lo facciamo, contiamo tutte sono le tanti. Crocette, sono tante. Sono sicuramente tanti, partita 12 parate al suo attivo per il momento e...
Parata, cioè partita assolutamente impeccabile come ci ha sempre abituati. Madison Herrera anche... la mette dentro sul fianco dell'estremo difensore avversario per il 26-24. Al 44esimo Skatar impegna due difensori e poi Martin Sonner mette tutto quello che c'è da mettere alle spalle del portiere, più due Italia. A proposito di cose impeccabili, Martin Sonner, settimo gol per lui. Trova il fianco del portiere, non riesce a chiudere con la gamba e con il braccio. Buon per noi, più due. Zita, il tiro, anzi no, la palla è nostra, la palla è nostra, l'abbiamo riconquistata. Adesso dobbiamo gestire con estrema intelligenza. Fa bene Argentina a rallentare, fa bene Savini a dargli retta. Calma, perché questa è una palla ancora più importante di quelle precedenti. Possiamo registrare il nostro massimo vantaggio adesso. Adesso dobbiamo gestire con maturità, non cadere nella fretta, sì, non disdegnare la velocità, ma con lucidità e con sicurezza. Skatar per Savini, l'elevazione, poi ancora Savini si butta dentro, gli scivola via il pallone dalle mani, è rimasto a terra Giacomo Savini. Siamo stati sfortunati in questa occasione perché avevamo costruito bene lo spazio per andare a prenderci il tiro, poi guarda dove ha messo quel pallone, in questo caso l'Ungheria con... il gol di Zita, 26-25. Con quanta facilità, tre passi, guadagni il centro, vede tutti un po' distratti e lascia partire questo missile che fa le foto a tutti, tutti a guardare. La Grecia sta perdendo in casa della Macedonia, 22-17, Polonia e Israele impattano fino ad ora sul 18-18, ma c'è anche l'Olanda che sta vincendo, 21-19 contro la Lettonia. Tutte buone notizie, ma soprattutto l'Italia che sta vincendo più uno in casa dell'Ungheria. E questo permette di tenere la fiamma della speranza accesa fino alla fine. Palla persa da Savini adesso, c'è la possibilità di andare in contropiede per l'Ungheria. Riusciamo però in qualche modo a disturbare l'azione di controllo della palla da parte dell'attacco ungherese. Allora l'abbiamo riconquistata, Savini deve tornare per vie centrali, fa bene a fermarsi, poi... a destra per Sonner, grande lucidità di Savini in questo caso. Skatar preferisce prendersi il fallo, farsi abbracciare, con ogni probabilità un 9 metri, sì, sicuramente un 9 metri per l'Italia. C'è il time out chiamato da Riccardo Trillini, provvidenziale time out chiamato da Riccardo Trillini. Allora da Piran per Acceri. I balli per Jack e Moretti. Ehi ragazzi, lo so, ma non tutti insieme. Adesso fai un sacrificio. Ascoltate. Primo aspetto. Non rinunciamo al gioco veloce, anche se siamo in vantaggio, perché abbiamo paura. Nonostante la quarta fase, va bene se facciamo Smith. Mi ascoltate? Smith, d'accordo? Baena o Germania 3 per lui, fino a che c'è lui. No, non dovete cambiare gioco e vi inventate le collaborazioni ora, che il gioco funziona. In difesa non vi disunite, perché è questo che ci ha portato avanti. Siamo lì. Forze fresche per Riccardo Trillini, avvicendamento Arcieri da Piran, predilige l'esperienza, invece i balli per Savini, vuole... probabilmente sfruttare la freschezza di Balli, che è stato avvicendato ottimamente da Giacomo Savini fino a questo momento. Compattezza difensiva sulla quale abbiamo costruito tutta la nostra partita e anche il vantaggio di una rete, quindi l'ottima prestazione fino a questo momento. Chiaramente non rifiutare il gioco in velocità, soprattutto per paura, ma chiaramente senza scadere nella fretta. Skatar, la palla per il Bulsamini che ha provato la conclusione. C'è stato l'intervento però di Sekely, che è riuscito a deviare, stava andando verso l'altro palo, il portiere dell'Ungheria è stato bravo però a reagire. Invece è rientrato Borbeli, per quello era Borbeli in porta, si è visto questo cambio. Cominciano adesso a ritornare le parate, Borbeli che si era riposato in difesa, l'Ungheria aveva subito questo avvicendamento tra i pali e adesso... tutto il suo talento, nonostante fosse andato sul palo più lontano, ma con il braccio di richiamo riesce a negare la gioia del gol a Bulsamini. Molto bravo con questo intervento, portiere del 95. Gioca in Polonia nel Wisla Plock. Sipos. Juaz.
La palla per Sita che risale, buca la porta, tanto tanto spazio. Troppo spazio, la difesa si appiattisce, si abbassa, soprattutto su questa chiusura sui pivot, quindi troppo spazio, il pivot riesce ad abbassare tutti e lui ha un'autostrada davanti a sé, vola in posizione di terzino sinistro, tutto il tempo per guardare il movimento di Ebner, spiazzato. I balli per Skatar. Questo non dobbiamo fare, non ci dobbiamo disunire, continuare a rimanere con i ritmi alti, soprattutto in difesa, lo diceva prima Riccardo Trillini, e quello è stato il nostro fiore all'occhiello sul quale abbiamo costruito la nostra prestazione, continuare per quella strada. Ancora Skatar, sì. Il tiro e la rete per il nuovo vantaggio, 27-26 al 48esimo minuto, secondo gol di Skatar, e poi però l'Ungheria rompe immediatamente l'entusiasmo italiano con la rete, la risposta, questo è il gol di Skatar che abbiamo appena visto, e poi Ligetvari ha tanto spazio, ancora una volta un buco nella nostra difesa, un'autostrada davanti a Ligetvari, da arriva a tirare praticamente dai 7 metri lanciato in velocità, qualcosa non è funzionato nella nostra difesa, ci mangiamo l'urlo che avevamo collezionato poco tempo prima sul gol di Skatar. Attenzione a Parisini che prova a ritagliarsi lo spazio per la conclusione. Netto questo fallo della difesa. Tiro dai 7 metri con una gran palla al pivot. Ha chiesto il cambio. Adesso Parisini che sta facendo un lavoro immane lì sulla difesa, sulla linea dei 6 metri. Sta cercando di prendere e tenere bassa la difesa dell'Ungheria, cercando di creare spazio con i suoi blocchi. Chiaramente un lavoro dispendiosissimo per cercare di contrastare i chili e i centimetri che giocano non dalla sua parte. Ha bisogno di un po' di respiro, ottimo comunque la prova perché servito dal suo compagno riesce ad arpionare il pallone e trascina comunque con la forza della disperazione tutti dentro. Vedremo se sarà Maione o Basic a sostituirlo. Dopo 49 minuti sempre in campo, Sonnerer non... sbaglia, aveva superato Borbeli, pallone che colpisce la traversa e poi ritorna in campo. Sfortunato questa volta Martin Sonner, pallone schiacciato troppo in prossimità della linea dei 4 metri e poi la palla ha avuto il tempo di rialzarsi e toccare la traversa, ma davvero questione di millimetri. Esatto Matteo, esattamente quello che volevo dire, neanche questione di centimetri ma di millimetri, probabilmente anche di rotazione del pallone. Sfortunato in questo momento, un impeccabile Martin Sonner, questo non ci voleva. Due minuti per Andrea Argentin che ha perso il contatto con l'avversario, è entrato Andrea Basic intanto, sospensione temporanea. Si fa ingolosire, esce troppo probabilmente Argentin, in quella posizione è complice un po' la sua non eccessiva rapidità di gambe, facilmente superabile, si aiuta con le braccia più che con il corpo, quindi una volta superato le braccia contribuiscono a commettere un fallo che gli costano i due minuti di esplosione. Juaz, pari 27. Italia in inferiorità numerica a Kecskemét nell'ultima giornata del gruppo di qualificazione a Euro 2020. Il gol di Juaz e l'Ungheria rimette la testa avanti. Finta d'incrocio con Sipos, salta la difesa, non può nulla Volarevic che intanto ha sostituito Ebner tra i pali. Tante sostituzioni da Piran che guadagna la posizione centrale di difesa. Basic, Volarevic, è rientrato anche i balli in posizione di centrale, Moretti extra player per l'Italia, Sonnerer da Piran, pasticciamo un po' nel mezzo, la tiene in vita Skatar che poi va dai balli ancora, è chiusa la linea di passaggio, i balli deve andare in uno contro uno ad attaccare là dove c'è Basic, un po' troppi uomini però, troppo traffico da quelle parti, Basic è stato spinto, c'è un fallo. Torna indietro i balli in questa manovra, probabilmente poteva continuare l'azione di scalare. Moretti che stava andando alla conclusione, Sipos lo ha riportato a terra. 9 minuti al termine della partita, più uno Ungheria. Le finte di balli, ancora fallo, dobbiamo inventarci qualcosa adesso. Servirebbe un tiro dalla lunga distanza, sarebbe il massimo in questo momento di difficoltà. Va Moretti alla conclusione, il muro dell'Ungheria riesce a deviare, palla ancora l'Italia, i balli, il tiro di Ardiani Balli, questa volta conclusione frettolosa di Balli, parata da parte di Borbeli,
ha provato cerca di sorprendere tutti. Borbeli, i suoi 197 centimetri, la sua stazza imponente, fanno buona guardia. Avranno visto anche loro qualche video e contro la Russia i Valli da lì ha provato più volte questa soluzione di furbizia. Aveva fatto male alla formazione russa il tiro, intanto si è stampato sul palo, sull'esterno del palo, il tiro era stato scagliato da Zita, non cambia il punteggio, 28-27, Italia che tutto sommato è uscita senza troppi danni dalla inferiorità numerica, è rientrato Savini che ha sostituito Ardiani Balli, Moretti, Skatar, se n'è andato un altro minuto intanto a Kecskemet, 52 trascorsi, l'uno contro uno di Savini che sfugge a Sipos, crea le condizioni per il tiro di Skatar, la parata di Borbeli però. Sotto contatto Skatar ci prova ma non riesce ad imprimere la giusta forza ma soprattutto la giusta precisione per impensierire un Borbeli che da quando è rientrato ha cambiato l'equilibrio del match. È salito in cattedra assolutamente, 28-27, non cambia il punteggio, resta inchiodato sul più uno in favore dell'Ungheria. Adesso dobbiamo alzare i ritmi in difesa, proviamo ad alzare anche il baricentro, non c'è il pivot, difendiamo sugli 8 metri. Adesso Sipos chiaramente ci costringe ad abbassarsi. Zita, lo scarico a sinistra, non c'è spazio, nuovamente Zita per il nuovo possesso ungherese, c'è Anxin a destra, Juaz in posizione di centrale, l'uno contro uno, la finta di tiro, poi la palla dentro, abbiamo perso il taglio ma c'è un'invasione proprio ottimo sul momento del taglio di Boca e allora l'Italia vuole accelerare il tiro di Moretti, palla che si stampa sul palo a botta sicura. Alessio Moretti, che sfortuna, anche se la palla resta nostra. Ottimo il ritmo, tiro costruito in velocità, tutta la sicurezza e la scaltrezza del mondo in questo tiro, forza perfetta, anche qui questione di centimetri. Dove non c'è Borbeli a negarci la gioia del gol, ci si mettono anche i legni. Moretti, e la voleva però questa rete, Alessio Moretti che si riprende quanto il palo gli aveva tolto un attimo fa, 28-28, parità al quasi 54esimo minuto di gara, Juaz per il nuovo attacco dell'Ungheria, resta Basic sulla linea difensiva con Bulsamini e Dapiran, sempre qualche minuto di fiato da riprendere per Andrea Parisini, partita dispendiosissima la sua, primo piano per Mate Volarevic. Oggi giustamente i pivot sono a servizio delle braccia calde dei terzini, è giusto così. Juaz, forse con un passettino di troppo. 9 metri comunque perché il tocco di Basic c'è stato addosso al difensore avversario. Lo sbilancia in maniera scorretta ma non troppo. Si ripartirà ancora dai 9 metri in favore. Ecco inquadrato Alessio Moretti, bravissimo poco tempo fa, era nell'aria il suo gol, ci ha provato con caparbietà, primo tentativo negato dalla traversa, secondo tentativo, sceglie intelligentemente di schiacciare quel pallone e sorprende Borbeli. Juaz, Rosta che ha appoggiato sulla linea dei terzini di nuovo, Juaz va a sfidare la nostra difesa, Zita, ancora Juaz, il gioco d'anticipo di Dapiran, resta scoperta la difesa a sinistra, ma ottimo però ancora da rimarcare il gioco d'anticipo di Dapiran. È un ottimo gioco d'anticipo, soprattutto quando si stacca così tanto deve assolutamente bloccare la circolazione di palla, perché altrimenti è facile trovare superiorità numerica, perché chiaramente la difesa si trova con un giocatore in meno. Quindi quando si fanno quegli anticipi, massima sicurezza. 9 metri. Ancora in favore dell'Ungheria, Juaz per Zita, si allungano i tempi di questo attacco maggiaro, Zita lo spinge via Bulsamini, Anxin, Zita di nuovo, Juaz provano a far muovere la nostra difesa, Zita che aveva segnato ma comunque a gioco fermo. Compattezza, compattezza, dobbiamo essere rapidi anche di gambe per aiutarci vicendevolmente, non rimanere isolati. E poi il gol con un pallone che vagava da quelle parti, una serie di tocchi, di batti e ribatti. Juaz. Ne esce vincente Juaz per il 29-28. 55 minuti e mezzo. Abbiamo perso parte di questa azione, ma la parte finale c'è stata chiara perché si è ritrovato con la palla in mano, difesa sbilanciata.
e dai 6 metri ci ha fatto male. Il tiro di Skatar parato da Borbelli, conclusione ancora una volta imprecisa di Michele Skatar. L'Ungheria adesso attacca per il possibile più 2, per il possibile 30-28. Rientra Bulsamini, 4 minuti meno, 3.50 in questo momento al fischio finale. Tutto aperto, tutto in equilibrio, tutto da decidere a Kecskemét. Zita. Juaz cambia improvvisamente versante d'attacco, poi la palla arriva a Rosta che non sbaglia, 30-28. Purtroppo abbiamo avuto questa defaianza in difesa che ci costa il meno 2. Skatar, ma che palla ha dato stavolta Skatar a Basic, passaggio incredibile e rete di Andrea Basic per il 30-29, questo è il gol di poco fa da parte di Rosta. Savini, ma che passaggio è questo? Secondo passaggio illuminante di Skatar, prima a Parisini, adesso a Basic che lo raccoglie praticamente in tuffo e al volo si gira, raccoglie, tira e segna tutto in un amen. Gioco di prestigio questa volta di Michele Skatar. Meno di 3 minuti al fischio finale, nuovamente Rosta, questa volta raddoppiamo molto bene con Savini, bravissimo a chiudere, siamo lì. Savini sempre si immola, bravissimo Giacomo Savini. Ecco, chiusura perfetta. Prima si era fatto trovare probabilmente un po' troppo sbilanciato in avanti, quel passettino di troppo che ha permesso l'assist al pivot. Le indicazioni intanto sulla panchina dell'Ungheria a Borbeli. La partita resta aperta, resta combattuta, 57 minuti e 16 secondi a Kecskemét. Argentina secondo, Parisini primo. Juaz, cambio di direzione, poi cerca la girella, para Volarevic, non si passa e la palla resta dell'Italia. Cambio di direzione pazzesco da parte di Juaz, poi però ha chiesto un pochino troppo, è stato bravo Volarevic. Nonostante l'assenza di collaborazione tra Argentina e Parisini, c'era spazio ma era verso il fondo e chiaramente un Volarevic attento da lì non si supera. Savini per Moretti, il gioco d'anticipo della difesa, in particolare con Zita che lo blocca e lo ferma. Attacco dell'Italia che è sotto di un gol a 2 minuti dal fischio finale a Kecskemét. Skatar, il pallone poi per Savini, un incrocio per Michele Skatar, la conclusione ancora di Skatar, para però nuovamente Borbeli che da quando è rientrato ha fatto la differenza, in particolare su Skatar, gli ha letteralmente chiuso la porta in faccia. Skatar sta cercando sempre la via del palo lungo, prima andando da tirare da terzino sinistro incrociando il tiro, e Borbeli presente questa volta in Ereter, tornando sui suoi passi da terzino destro, ma Borbeli anche questa volta con il braccio sinistro gli nega la gioia del gol. Probabilmente se la palla non entra, un po' più di servizio per gli altri non sarebbe stato male, però chiaramente con il senno di poi è tutto troppo facile. La Polonia è avanti 24-22 con Israele, dunque questo obbliga l'Italia a vincere in questo momento. Non basterebbe neanche un punto per quantomeno infilarsi, rientrare nella lotta delle migliori terze classificate. Gioco fermato da Csokniai, 1-0-7 alla termine della partita. L'Ungheria vuole questo timeout perché il più 2 con un minuto da giocare darebbe un indirizzo chiaro a questa sfida. Time out. Sanno di non poter sbagliare nell'impostazione di questa azione d'attacco se vogliono ipotecare questa vittoria, e a giudicare dalla grinta, dalla veemenza e dalla carica agonistica, non credo che abbiano la pancia piena questa sera gli ungheresi, anzi vogliono comunque fare bella figura e vogliono portare a casa questa partita davanti al loro pubblico. Vediamo se le loro motivazioni saranno più grandi delle nostre, anche se fino a questo momento l'Italia
ad recriminare qualche sbavatura, ma non chiaramente e sicuramente sul piano della voglia e sull'intensità. Bodo, che è rientrato in posizione di terzino sinistro, sotto passivo, l'attacco, la conclusione di Bodo, un missile imparabile, non la vede neanche partire Mate Volarevic. 31-29, facile facile lo schema chiamato dall'Ungheria, e poi c'è la parata di Borbeli sul tiro cercato da Alessio Moretti, che poi va a recuperarsi quel pallone. Dobbiamo comunque correre, accelerare, volare dall'altra parte per cercare di segnare quanto prima possibile. Cronometro fermo a 59-23, due reti. Adesso dobbiamo rischiare qualcosina. Time out, abbiamo la superiorità numerica dalla nostra parte, il cronometro fermo, palla in mano, dobbiamo affrettare l'azione di tiro e poi cercare il tutto per tutto. La gioia naturalmente sugli spalti a Kecskemet. Time out di Riccardo Trillini. Non ci importa di quello che sta accadendo sugli altri campi europei, noi questa partita vogliamo giocarla fino in fondo. Vediamo e cercheremo di giocarla anche con il capitano nel fraseggio, nell'impostazione della manovra d'attacco e soprattutto quello che definivo il tutto per tutto nel caso di una segnatura. Subito, marcamento a uomo per cercare di rubare palla. Scatarra dentro per Maione che si gira, il tiro... Errore di Maione, anche se poteva starci probabilmente un tiro dai 7 metri questa volta. Non sono dello stesso avviso i due direttori di gara. Maione era riuscito a concludere, Borbeli ha parato anche questa, e a questo punto con 15 secondi da giocare l'Ungheria deve solamente limitarsi a gestire questo pallone. Arriva la rete della 32-29 per il più 3 che chiude la gara. Italia che viene sconfitta a Kecskemet, una prova ancora una volta molto coraggiosa, una prova fatta anche di una bella palla a mano per larghi tratti nel corso del secondo tempo. Peccato a questo punto, un plauso agli azzurri per questo girone di qualificazione, lo sapevamo fin dal principio, era un girone complicatissimo con Russia e Ungheria, e in un meccanismo di qualificazione come questo dove conta fare punti con le squadre che ti precedono in classifica, quindi avremmo dovuto fare punti oggi oppure a Busto Arsizio, non è una questione facile, soprattutto per una squadra come l'Italia che arriva dalla fascia 4, che ha giocato la prima fase di qualificazione e che è stata comunque molto brava a battere in casa e in trasferta la Slovacchia. Matteo, partiamo da questa sera indipendentemente dall'ottimo cammino che abbiamo fatto per arrivare fino a qui, fino a giocarcela in Ungheria, questa sera abbiamo messo in difficoltà una corazzata come la squadra magiara, e poi chiaramente il secondo tempo, Italia contro Borbeli, vince Borbeli perché lui abbiamo trovato sul nostro cammino che ci ha sbarrato la porta, che è salito sugli scudi, è salito in cattedra, tanto da complicare oltremodo il nostro tentativo di portare a casa questo risultato. Comunque un applauso tutti in piedi per questi ragazzi che ci hanno messo il cuore, che ci hanno messo l'anima, chiaramente qualche sbavatura ma per eccesso, non per difetto, nessuno si è mai tirato indietro, ma tutti hanno dato più di quello che avevano. Un applauso per loro. Questo girone di qualificazione possiamo sicuramente dire che ha consacrato una nuova generazione di azzurri che sono pronti a confrontarsi a questi livelli. Andrea Parisini, Davide Bulzamini, Alessio Moretti, Domenico Ebner tra i pali, Martin Sonnerer da Piran. È un'Italia nuova, no? Al di là dei senatori, al di là di Scatar, al di là di Maione, ed è un'Italia che ha tanta voglia di confrontarsi anche con queste squadre, anche con queste avversarie così forti, per continuare nel suo percorso di crescita. Il testimone è stato consegnato in mani sicure, in mani vogliose, in mani molto molto valide.
un gruppo di ragazzi che sicuramente farà parlare di sé, un gruppo di ragazzi che sono solamente in cammino, non sono assolutamente arrivati al massimo delle loro potenzialità, ma questa è la strada giusta, questo è l'entusiasmo giusto e questo è il calore giusto che bisogna esprimere intorno a dei ragazzi così volitivi e così attaccati alla maglia azzurra. Applausi agli azzurri dunque di Riccardo Trillini che chiudono il gruppo 7 di qualificazione a 4 punti in terza posizione, 4 punti ottenuti contro la Slovacchia che valgono sì due vittorie, valgono il terzo posto, ma un terzo posto che non permette di rientrare nella lotta appunto per le 4 migliori terze che vanno ai campionati europei del 2020 di Norvegia, Svezia e Austria, perché in quella classifica, in quella speciale graduatoria valgono solamente i punti ottenuti contro le prime due della classifica, contro le prime due del raggruppamento. Dunque in questo caso si parla naturalmente di Russia e Ungheria che hanno rispettivamente completato il proprio cammino al primo posto per quanto riguarda l'Ungheria e al secondo posto per quanto riguarda la Russia. Sulle immagini di questa partita che gli azzurri hanno giocato con grande coraggio e come dicevamo in precedenza con grande voglia, con la voglia anche di vincerla per tenere vivo il discorso legato alla qualificazione, siamo davvero in chiusura con le immagini che arrivano ancora da Kecskemét. Grazie per essere stati con noi e naturalmente ancora una volta un ringraziamento da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Grazie ancora per essere stati con noi, l'augurio è quello di sempre, buona pallamano a tutti, alla prossima. Gratulálok ez a győzelemhez. Mennyivel volt nehezebb, mint ahogy előtte gondolták, hogy lesz ez a mérkőzés? Ezt vártunk, ez az olasz csapat egy ilyen jó csapat, tudnak játszani. Nagyon szépen játszottak oroszok ellen, szlovákok megvertek kétszer, nagyon tudnak játszani. Ami most sokkal jobb működött, mint a kint Szlovákia meccs, ez a támadás. De most védekezés nem volt jó, kapus teljesítmény volt az utolsó 10 perces, azonnal is látszott. Ez ilyen fiatal csapat, ez olyan hullámzó teljesítmény, ez teljesen normális. Szerintem ez ilyen 2-3 év múlva ez a csapat nagyon jó lesz. Most rutintalanok, nagyon okornak, de sok hiba játszanak és tanulunk minden nap a hibából. Én úgy gondolom, hogy ez jó anyag,
de messze van a kész csoporttól. Úgyhogy 2-3 így munka, folyamatos munka velünk, jó az anyag. Ugye a világbajnokság után indult el leginkább ez a fiatalítás, amit önök elkezdtek. Most mondja, hogy ennek 2-3 év lehet a kifutása. Az ezen a csapaton alapulat, amely ma vagy az utóbbi meccseken játszott, vagy azért ez még képlége? Oké, ez a csapat, plusz persze Lékei, Mikler, Balogh Zsolti, ki nem volt még, Bánhidi Bence nagyon hiányzik, jó a Miki, nagyon jó lesz, nagyon anyag, de ez a rutin, mint a Bánhidinak volna BL meccseket, meg ilyen helyezkedés, ez az érzés Mikinek hiányzik, de lesz neki is. De ez a betegség, ezt ki kell bírni. Háló Isten, nem mondom, hogy a 10 gól különbség, nem is tudunk, ez a mi, nem vagyunk világklasszisok, de jó az anyag, nagyon. Ezt a munkát, ezt a fiatalítást most önök elkezdték a válogatottal, önök is fogják folytatni? Nem tudom, nekem megbízás módon mai meccs, ellen se fog dönteni a további lépés. Én büszke vagyok, hogy részt vettem ilyen fiatalítás, és szeretem dolgozni ez a csoporttól. Ha vezetőség úgy dönti, hogy valaki főállású kapitán kell, el kell fogadni. Ha mondtak, hogy folytatódni fogunk, de köszönöm szépen a lehetőség, nagyon jól érzem magam. Én meg az interjút. Köszönöm. Ahogy az elején elmondta, egy valóban küszködős mérkőzés lett, és hát nagyon sok mindenre oda kellett figyelni meccs közben is. Főleg mire, mert láthattuk, hogy azért a védekezés most nem volt olyan, mint ami például Szlovákiában. Igen, a védekezés, hát sok gólt kaptunk, az a 29, mondjuk sokat is lőttünk. Én azt gondolom, hogy nem is biztos a védekezés, kicsit a kapus teljesítmény maradt el az első 40 percben, vagy 45-ben, ott a Borbé a végén hozott egy pár bravúrt, ami azt gondolom megnyertük a mérkőzést, és amitől féltünk, vagy amire készültünk, hogy a gyors játék, a kontrajátékunk, akár gólból, akár szerzett labdából, hogy ha azt meg tudjuk állítani, akkor kiveszünk a méregfogát az olasz csapatnak, mert nem tudtuk megállítani őket, nagyon sok ilyen könnyű gólt lőttek, és ebből adódott ez a bizonytalanság, utána a védelmünk sem stabilan, de azt gondolom, hogy a második fél közepén volt egy holtpont, mikor megnyekkentünk, de volt tartása a csapatnak, és a végjátékot szépen lehozta. Ezzel a mai mérkőzéssel úgy hozta le ezt az egész EB-selejtező sorozatot, hogy nem kapott ki a válogatott, amihez ezúton is gratulálok. Köszönöm. És a selejtező sorozatnak két része volt. Volt egy része a VB előtt, meg volt egy a VB után. A VB előtt csapatot kellett építeni, és a VB után is csak a jövőre. Melyik volt a nehezebb rész? Így van, októberben kezdtük el a munkát, akkor a felkészülést a VB jegyébe csináltuk meg. Teljesen más játékos állománya, jól emlékszem, 8-an nincsenek most itt a világbajnoki keretből, tehát az egy kicsit stabilabb, az egy rutinosabb csapat volt, jobb eredményeket is értünk el értelemszerűen, hát idegenben ezt az olasz válogatott 8 góllal megvertük, ma tudtuk, hogy az hiú ábrán lesz, hogy mit 8-10 góllal nyerni fogunk. Utána, ahogy te is említetted, jött egy fiatalítás, meg kipróbáltunk játékosokat, és én azt gondolom, hogy jó érzékeny nyújtunk a fiatalokhoz. Volt, aki tudott bizonyítani, azért volt, aki adós maradt még a jó játéka, de ez várható is volt, hogy itt egy hét alatt itt senkiből nem lesz világsztár, senkiből nem lesz Karabatics vagy Nagy Laci. Dolgozni kell tovább, van egy fiatal csapatunk, én azt gondolom, hogy elindultunk egy úton. 2022-ben Magyarországon lesz az Európa-bajnokság, ezek a fiatalok, ezekből a fiatalokból nagyon soknak oda be kell érni. Van egy jó anyag, kiegészülve a kimaradókkal, bízom, én szépnek látom a jövőt, de munka, türelem és kitartás kell. Említette itt 2022-t, látja esetleg azt, hogy mi lesz mondjuk két hét múlva, mert hogy hivatalosan ugye két hét múlváig szövetségkapitányok önök Vladan Maticsal, látja most, hogy hogyan tovább? Így van, két hét, megyek le a Balatonra, természetesen haza, úgyhogy már rám fér, azt gondolom, egy kis pihenés, nagyon hosszú volt ez a szezon. Évelején mi még nem tudtuk, hogy a világbajnokságra fogunk utazni, tehát közben jött ez a szövetségi, kapitányi tisztség, de azt gondolom, hogy jó visszaemlékezni erre az időszakra, egy jó világbajnokságon vagyunk túl, ha nem is sikerült úgy, ahogy szerettük volna, hiszen az egyiptomi egy pont az megkeserítette az életet.